Ciao a tutti, prima di iniziare il video passiamo alla intro. Ciao a tutti e cuoricini e cuoricini, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare un video un po' diverso dal solito, perché oggi proverò a crearmi su The Sims 4. E non vedo l'ora di incominciare. Però il problema è che non useremo il contenuto personalizzato. Quindi proverò a crearmi senza il contenuto personalizzato. Spero di riuscirci. E comunque il video lo velocizzerò intanto che mi creo. Lo velocizzerò ovviamente con l'editing. E speriamo che ci riesco. E niente. Bando alle ciance, iniziamo col video. Ok ragazzi, sono ritornata, ho aperto The Sims 4 ed eccoci alla schermata principale. Allora, prima di tutto premiamo nuova partita. Eccoci qui su Crea un Sim. Comunque ora mi dovrò creare. Ovviamente senza l'audio, velocizzando tutto, perché ovviamente non so cosa creerò. Spero identica, perché non è che vorrei essere proprio perfetta, identica. Quindi mi farò un pochino simile, con solo le cose che ci saranno all'interno del gioco. Comunque, prima di tutto, cambiamo il nome. Io mi chiamo Angelica. Io sto dicendo, mi chiamo Angelica, quello che ho appena scritto, e poi il mio cognome, cioè Borghi. Perfetto, io mi chiamo Angelica Borghi, però vorrei farmi una adolescente, non una bambina. Io non mi faccio bambina, mi faccio adolescente, perché? Perché l'anno prossimo andrò alle medie, in prima media, cioè. Comunque ora scelgo un sim un po' che mi assomiglia e niente, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho trovato questa sim, ovviamente con genere a caso un sim qua sotto, e ho trovato questa qui che mi assomiglia un pochino. E quindi ora la modificherò, velocizzerò tutto e niente, ci vediamo dopo. Sono ritornata, ho provato a cercare dei capelli che mi assomigliavano e ho trovato questi qui, che ovviamente non è che sono proprio identici ai miei, a parte che sono marroni i miei. E comunque sono, vedete che sono lunghi come i miei, diciamo. I miei sarebbero un po' più lunghi, però non ce ne sono proprio, adesso lunghi. Allora, di lunghi non ce ne sono identici ai miei, ci sono solo questi.
che mi piacciono lo stesso, guardate. Beh, quando ce li ho a onte ce li ho così più o meno. Comunque non ho ancora modificato niente, ho modificato solo i capelli, il nome e anche il cognome. Vabbè, ora cercherò di rendere la mia faccia un po' più uguale, diciamo. Cercherò di rendere il più possibile, perché adesso come posso vedere non è mica la mia faccia quella lì. Quindi non è che mi assomiglia moltissimo ora, a parte i capelli. E comunque ora mi modifico anche la faccia e ci vediamo dopo. Sono ritornata. Non dico che è proprio uguale uguale, però più o meno dai, facciamo finta che da grande avrò questa faccia, cioè fra pochissimi anni avrò questa faccia, facciamo finta. Comunque però, insomma, non è che l'ho modificata tanto da prima, però più o meno è come la mia, diciamo. Però ora potrei passare ai vestiti. Comunque dopo infine faremo anche i tratti, eccetera, eccetera. E niente, ora passiamo all'outfit quotidiano.
sono ritornata, ho provato a fare il mio outfit quotidiano. Ovviamente non sono proprio identici ai miei che mi metto di solito, però comunque più o meno è così. Comunque mi sono messa queste scarpe, che sono le scarpe dell'Adidas, a parte che io non ce le ho, però le vorrei tanto, quindi me le sono messe proprio per questa occasione. Poi mi sono messa questi pantaloncini, abbastanza, diciamo, autunnali, perché sta venendo l'autunno purtroppo e l'estate sta finendo. E poi mi sono messa questa specie di giacchetta, anche questa un pochino autunnale, però vedete che è anche a maniche lunghe questa qua, mi pare. Come posso vedere, a maniche lunghe, oppure le ha tirate su, non so. Ditemi giù nei commenti se secondo voi questa maglietta qui è a maniche lunghe o maniche corte, oppure se le ha tirate solo su, oppure sono fatte così, non so. Però comunque questo qui sarà il mio outfit quotidiano. Ora io potrei passare a quello formale. E niente, ci vediamo dopo. Ragazzi, sono ritornata, ho creato anche il mio outfit formale e niente, è questo qui. Comunque, allora, per accessori ho il mio orologio, qui non c'era il colore argentato, quindi l'ho messo bianco, ma fa niente. Poi ho messo questo vestitino nero, delle scarpe, purtroppo non c'erano neri, quindi li ho messe blu. E poi ho messo un leggerissimo lucido alla labbra, a parte che non lo metto mai, però comunque per formale ci stava. Ora potrei passare a quello sportivo. Thank you.
comprato anche l'outfit sportivo, è questo qui. In pratica io non me lo va in palestra, però ovviamente con alle elementari mi vestivo sempre con una tuta, quindi mi sono messa questa tuta, allora mi sono messa questi che sono i pantaloncini nuovi dell'aggiornamento, che non vi ho ancora mostrato, però sono questi qui, ecco, questi qua sono tutti i colori. Poi mi sono messa questa tuta fucsia e poi sempre le scarpe dell'Adidas perché ci stavano abbastanza bene. E niente, ora passiamo all'outfit da notte. Ciabattine rosa, in realtà sarebbero bianche, però fa niente, in realtà sarebbero sia bianche sia rosa, però non le ho trovate, oppure se no potevo mettere queste qui, ma ci stavano meglio queste qua, perché anche un pochino sono bianche e anche rosa. E niente, questo qui era il mio outfit da notte e ora passiamo a quello da festa. Sono ritornato, ho finito anche il mio outfit da piscina, non so bene, non so dire outfit, però vabbè, e ora ve lo mostrerò. Allora, prima di tutto ho scelto questo costume del mio colore preferito, cioè il fucsia. Poi mi sono messa queste infradito bianche, a parte che ce l'ho rosa, aspetta che le modifico, ok. E poi mi sono messa questi occhiali da sole, sempre rosa. E questo era il mio outfit da piscina. Ora passiamo all'outfit per il clima caldo.
Ok ragazzi, sono ritornata, sono riuscita a fare anche l'outfit per il clima caldo ed è questo qui. Ora ve lo mostrerò. Allora, prima di tutto mi sono messa questa magliettina a maniche corte, sempre fucsia, poi questi pantaloncini corti neri e poi questi sandali bianchi. Purtroppo non ho trovato quelli simili che ho io, però ho trovato questi qua, a parte che c'hanno il tacco e i miei non ce l'hanno. Però fa niente, comunque questo è il mio outfit per il clima caldo. Passiamo a quello per il clima freddo. Sono ritornata, ho finito anche di fare l'outfit per il clima freddo. E niente, ora abbiamo finito di completare tutti gli outfit di me. E ora passiamo ai tratti. Allora, potrei mettere, non so ancora cosa. Sì, dai, facciamo il genio musicale. Visto che a me piace molto la musica e suono il pianoforte, farei il genio musicale. Poi farei, allora, amante della musica, ovviamente. E poi ovviamente faccio ama l'aria aperta. Vi dico anche perché faccio ama l'aria aperta, perché io vorrei andare sempre via. Quindi faccio ama l'aria aperta e ora modificherò la voce. Ok ragazzi, sono riuscita a modificare la mia voce ed eccola qui. Più o meno questa qui è la mia voce, non è che ci assomiglia tantissimo, però è simile. E niente, questa qui sono io in versione The Sims 4. E niente cuoricini e cuoricini, questo era il video, spero tanto che vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, iscrivetevi a tutti i miei social, troverete i nomi qua sotto in descrizione, vi ricordo di acquistare le mie magliette, tazze, cover o qualsiasi altro prodotto, premete il link qua sotto in descrizione. Si sentono rumori di sottofondo, ma vabbè, ovviamente faremo una puntata con me, diciamo, sulle Sims, e niente... Ora io anche la salverò nella galleria. E niente, io vi saluto, vi tantissimo, un bacione enorme a tutte, cuoricini e cuoricini, e ci vediamo al prossimo video, ciao!